Siamo al Caffè Valiani per festeggiare la vittoria del campionato della formazione femminile del Futsal Pistoia. Siamo con Emiliano Biagini, direttore generale della società e anche mister della formazione femminile. Chi meglio di te per commentare questo risultato? Credo che sia un risultato bellissimo, cioè per me è un risultato super emozionante, perché quello che ho incontrato nell'allenare queste ragazze in tanti anni allenatore anche nel maschile non l'ho mai incontrato, e l'emozione che ho avuto nel vincere questo campionato non l'ho mai avuta nel vincere altri campionati, e quindi veramente una sensazione bellissima, veramente. Tra l'altro, insomma, una situazione abbastanza anomala come il campionato di quest'anno col Covid, avete insomma incontrato diverse difficoltà. Ma senza ombra di dubbio, anche perché abbiamo iniziato a settembre la nostra preparazione per iniziare il campionato i primi di ottobre, dopo un mese di preparazione ci hanno bloccato e quindi abbiamo dovuto staccare, e poi a aprile diceva si ricomincia, quindi ci siamo trovati un po' anche così, anche noi ci siamo ritrovati le ragazze, si è detto ma che si fa, che non si fa, qualcuno purtroppo non ci ha seguito, non ha riniziato, le altre fortunatamente hanno riniziato e ci hanno messo tutto l'impegno e la dedizione per arrivare a questo obiettivo, che pur con un campionato molto ridotto ma non semplice, perché dico sempre, come ho detto altre volte, un conto è un campionato intero che puoi anche sbagliare, un campionato così corto non avevamo possibilità di fare errore, quindi siamo stati, secondo me, perfetti. Un conseguimento importante, arrivate nel campionato di Serie A2, campionato difficile, quali sono le prospettive per la prossima stagione? Ma è un campionato molto difficile, perché il salto da regionale a nazionale è tanto, anche perché nel regionale giochiamo col tempo a scorrere, nel nazionale si inizia a giocare il vero futsal col tempo fermando il tempo, quindi insomma il salto è grande. Noi l'affronteremo da neopromossa, quindi con l'obiettivo di salvarci il prima possibile, e poi se avanza le partite una volta giunta la salvezza vediamo che fare. Due formazioni, sia quella maschile che quella femminile, nel campionato di A2, io credo insomma sia un conseguimento molto importante e di cui comunque anche la città dovrebbe andare fieri. Cosa vuol dire avere due squadre in A2? Ma è una cosa importantissima, non nascondo che siamo l'unica squadra toscana che ha due società nel nazionale in A2. E quindi questo mi rende veramente fiero di far parte di questa famiglia. Ringrazio gli sponsor, Gisinti e tutti gli altri che ci permettono tutti gli anni di raggiungere questi obiettivi, e mi permetto di allargare un attimino l'invito a chi, altre ditte, altri sponsor volessero mai darci una mano, sono ben accette, perché insomma gli impegni sono sempre maggiori e quindi abbiamo sempre bisogno di tutti, quindi la città credo che se si trovasse qualcuno città vicino sarebbe contento, insomma. Ecco, durante questa stagione con la squadra maschile vi siete dovuti appoggiare su Fucecchio per chiaramente l'indisponibilità insomma di un campo qui a Pistoia. Ti chiedo per il prossimo anno se ci sono degli sviluppi, delle novità anche sul fronte impiantistico. Allora, prima di parlare dell'impianto mi preme dire due parole sulla riconferma che è avvenuta proprio oggi dell'allenatore Lami, credo che abbiamo intanto iniziato dalla pedina più importante, insomma, e quindi da lì poi vedremo il da farsi. Per quanto riguarda l'impianto, abbiamo cercato di lavorare con il comune per non uscire da quella che è la nostra città, che è Pistoia. C'è stata massima collaborazione da parte del comune e credo che, almeno che non ci sia situazioni spiacevoli, il prossimo anno la prima squadra giocherà al Pala Carrara, cosa per noi emozionante, perché siamo di Pistoia e quindi giocare nel palazzetto nostro dopo tanti anni è veramente per noi pregio, e siamo contentissimi, quindi sono fiero di dirlo che se tutto va come deve andare giocheremo al Pala Carrara. Ricordiamo insomma che al Pala Carrara ci sono dei lavori che comunque
vedono voi e anche il Pistoia Basket, diciamo, come osservatori speciali, perché ovviamente dalla conclusione di questi lavori dipenderà la disponibilità o meno dell'impianto a settembre, quindi diciamo doppiamente osservato, diciamo, i lavori del Pala Carrara. Quindi grazie a Emiliano Biagini e buona serata. Grazie a voi, grazie mille.